Ciao a tutti, sono ancora qua e proverò oggi a registrare qualche altro video. Allora, in questo voglio farvi vedere gli acquisti che ho fatto da Sephora nell'ultimo mese, quindi ancora ordini online. E vabbè, così tanto per stare insieme vi mostro che cosa ho preso. Allora, ho preso questo, il gel doccia di Rituals, ormai li ho presi tutti, quindi. È anche bello, bello grande, sono 200 ml e questo è appunto in gel, ma si trasforma poi in una ricca mousse. Il profumo è buonissimo, contiene rosa indiana e mandorle dolci, olio di mandorle dolci. È veramente buono il profumo. Ora sto usando delle altre cose, non vedo l'ora di iniziare a usare questi qua perché sono troppo belli. Cioè, proprio quando fai la doccia è un piacere. Sempre con il 20%, su questi per fortuna si può applicare. Poi ho preso questa novità di Too Faced, che è la crema di questa linea qua, Hangover Pillow Cream. Non l'ho ancora aperto, è una crema idratante da notte, da utilizzare la notte. Vi faccio vedere giusto il packaging perché è veramente bello. E la crema sembra lilla. Non voglio aprirla perché non voglio che vada male o altre cose da. Sto usando altre creme, quindi la lascio così. Però vedete, sembra lilla. Il packaging è veramente molto bello. È piuttosto costosa, però anche su questa comunque ho avuto il 20%. Poi ho preso questo nuovo blush di Benefit, l'ho preso in versione mini per spendere un po' meno, tanto per provarlo va benissimo, ed è un color pesca che si chiama appunto Georgia. Ve lo faccio vedere, ma è proprio carino. C'è il solito pennellino piccolo, visto che è piccolo il blush, e questo qua è il colore. Colore pesca, molto naturale, è veramente bello. Molto molto delicato. Non so se riesco a farvelo vedere così. No, non si vede quasi. Però sicuramente non l'ho ancora provato sul viso. Però credo che sicuramente darà un leggero colore e soprattutto luminosità. Profumo di fiori. Dovrebbe essere pesca, sembra più fiori, fiori, frutti. Però sì, in effetti credo che sia pesca, visto che il colore è pesca. Mi pare che di averlo visto da qualche parte. Vedete che c'è il disegnino qua della pesca. New shade. Poi ho preso il mascara di Anastasia Beverly Hills, questo qui, Lash Brag. Anche questo l'ho preso mini, tanto comunque mini, per provarlo va benissimo. Carino il packaging, anche se è piccolo, comunque uguale a quello grande. Anche questo non voglio aprirlo per non farlo seccare, però sicuramente lo proverò prossimamente e vediamo com'è. Volumizzante. Poi una cosa che mi ha veramente attirato tantissimo, sempre perché le cose molto luccicanti, molto dorate mi attirano, ho voluto prendere questo blush di Zoeva che si chiama Visionary Light, multiuso, cioè cosa, io quando ho visto la foto sul sito, cioè veramente ho detto no, questo qui lo devo provare, non capendo effettivamente come fosse dal vivo. Non costa poco, non mi ricordo quanto costi, ma insomma non è proprio economico. Comunque questo. E guardate il colore. Ditemi se non è stupendo. Cioè, guardate che roba. E mi pare che sono tre, ce ne sono altri due. Forse c'è uno sul rosa. Non mi ricordo, comunque sono tre. E questo qui è bellissimo.
Ma a parte la cialda che è veramente bella come lavorazione, bellissima, poi è un oro, cioè incredibile. Guardate. È una cosa incredibile. Infatti avrei voluto metterlo un po' per farlo vedere, vediamo, sugli occhi, senza fare danni. Comunque è una cosa, vediamo come illuminante. Certo, è proprio oro giallo, eh. Però bellissimo. Infatti non mi ha deluso perché è veramente così come si vede nella foto. Forse si può mettere anche sulle labbra per dare luminosità. Sta un po' sbavando l'orsetto. Poi ve ne parlo dopo di questo. È comunque bellissimo. Ma io voglio vedere. Voglio vedere, proviamo. Guardate che roba. Bellissimo. Cioè, veramente una cosa incredibile. Quindi, se vi capita di fare un ordine su Sephora, io vi dico mettetelo dentro il carrello perché è bellissimo. Se vi piacciono gli illuminanti, certo non è un illuminante discreto, ma è veramente, veramente bello. Poi appunto potendolo usare sugli occhi, sulle labbra, insomma, anche un multiuso, come si dice? Multiuso. Bello, bello, bello. Come si chiama? A parte che comunque si vede bene sul sito il colore proprio, non si può sbagliare. Si chiama Positively Beautiful Authentically You. No, si chiama Unbelievable. Unbelievable. Questo deve essere lo slogan. Autenticamente tu e positivamente bella. Ecco. Adesso rimango così, con lo stato sbavato. Comunque bellissimo. Cioè, guardate, l'ho appena appena picchiettato. Bello davvero. Poi passiamo alle palette. Allora, ho preso la Lilac di Huda. Ne parlano male di queste palette sui toni pastello, sembrano un po' insignificanti, però a me questa qui è piaciuta molto. Io ho preso appunto questa sui toni ovviamente del rosa, del viola. Cioè, guardate come sono luminosi questi qua. E l'avevo utilizzata, mi pare, in uno dei video precedenti a questo. Non so se è quella dei packaging più belli. Comunque avevo questo, appunto, l'ombretto lilla. Avevo messo, credo, questo. Penso questo, che è particolare. E poi mi sembra che avevo messo questo. Comunque sono, secondo me sono bellissimi. Anche questo qua è stupendo. Cioè, guardate. Certo, non puoi fare un trucco completo con questa palette se hai bisogno di un colore chiaro, se hai bisogno di un colore molto scuro. Però anche così secondo me è molto bella, perché comunque viene un trucco molto delicato, molto primaverile. Mi piace tantissimo. Io avevo usato comunque questo nella piega, questo per scurire un po' la piega, poi appunto questi qua luminosi. Comunque mi piace veramente tanto. Devo dire che tra tutte le palette di queste qua piccoline di Huda, questa è una di quelle che preferisco. Faccio vedere anche sulla mano, guardate. Sono veramente luminosi. E i matte sono belli, non sono polverosi, si sfumano benissimo, quindi a me piace molto come palette. Poi ho preso una palette che non credo sia recente, di Kat Von D, è questa palette vegan. E questa l'avevo vista sul canale Cuba Libre, e quindi poi ho pensato di prenderla anche io. E tra l'altro ho avuto su questa, c'era uno sconto già comunque fisso, non so se era il 20%, forse anche di più, il 30%, poi ho potuto applicare anche il 20%, quindi alla fine l'ho pagata veramente poco, forse 20 euro, e quindi ne è valsa la pena. Guardate che bella, cioè questo specchio a forma di cuore,
e tutti questi ombretti bellissimi. C'è una varietà di colori in questa palette veramente bella. Proviamo a fare qualche swatch. Verde. Cioè, guardate come, guardate che scrivenza che hanno. Vediamo anche questo rosso, che mi sembra l'unico opaco, questo qua. Cioè, guardate quanto sono scriventi. Secondo me è proprio bella come palette. Poi comunque, appunto, certo, sono tutti colori shimmer, metallici, quindi per fare un trucco completo magari bisogna usare un'altra palette, però sono proprio belli. Anche il viola, allora proviamo il viola e questo, guardate, anche insieme bellissimi. Dove li mettiamo? Qui e qui, veramente molto belli. Non so perché questa palette non è stata presa in considerazione. Non so perché, in effetti è bella. Bella veramente. Secondo me anche da portarsi in viaggio. Perché comunque si possono fare dei bei trucchi luminosi, colorati, soprattutto in estate, magari la sera per uscire. Mi sembra molto bella. Vediamo questo arancio. Ormai li sto facendo tutti. Questo arancio. Belli davvero. Lo mettiamo qui. Tutti belli, mi piace molto, sono veramente contenta di averla presa. Sì, belli. Poi vi faccio vedere un'altra palette, questa è una novità di Too Faced, che si chiama Palm Springs Dreams. Questa è la sua scatola, è già bella la scatola. In questo sembra un palazzo con l'ingresso, le palme, molto estiva. Guardate che, ops, tanto perdo pezzi. C'è qui la, questo, come si chiama? Volantino con suggerimenti di trucchi che si possono fare. Vedete che anche questa palette è molto varia, ha molti colori diversi. Eccola qua, molto carina, bella pesante. Beh, i packaging Too Faced sono comunque sempre belli, quindi questi sono i colori. Ce ne sono alcuni opachi che vanno bene per la piega, poi ci sono questi qua metallici e sono proprio belli. Questo qua è bellissimo, questo è un duochroma troppo bello. Li vedete già qui sulla mia mano, questo. Questo oro, questo è uno di quelli matte, però sono veramente molto belli. Cioè, guardate questo, questo è il più bello secondo me, bellissimo. Ma belli anche questi sul rosa, questo oro. Veramente bellissimo. Presa anche questa col 20%, 20%, quindi non è insomma costosissima. C'è anche questo bel marrone scuro. Comunque con questa secondo me si può fare anche un trucco completo. C'è il colore chiaro per la rima, come si chiama, l'arcata sopraccigliare. C'è il marrone per fare l'angolo interno. C'è, non so, ci sono questi rosini, beigiolini per fare. Per la piega ci sono colori luminosi per l'angolo interno, insomma c'è un po' di tutto. Anche questa secondo me può essere una palette da portarsi in viaggio senza portare altro. Molto carina. Vi
Poi per finire, visto che vi ho mostrato delle palette, ve ne faccio vedere un'altra che non c'entra niente con Sephora. Ve ne avevo già parlato quando vi avevo mostrato la palette di Jeffree Star, quella bellissima Blood. E vi faccio vedere quest'altra. Vi avevo detto che avevo preso anche quella precedente a quella nuova uscita. È bellissima già la scatola, questa è la Blue Blood. Bellissima perché a parte il blu che a me piace, ma è anche vellutata, quindi bisogna conservare anche le scatole di Jeffree Star, che sono bellissime anche quelle. La palette è questa, che qualcuno ha detto che somiglia ad una tomba, ma secondo me ad una bara, ma secondo me sembra più uno scrigno, visto anche qua la chiusura, mi sembra più uno scrigno. Sembra di legno tra l'altro, ma è plastica, però sembra di legno e dentro, vabbè, veramente bellissima, non so se riesco a non abbagliarvi. Eccola qua. Ovviamente ha tanti colori sul blu, ma ci sono anche dei verdi. Ed è veramente troppo bella. Ho sentito dire da alcuni che gli ombretti, soprattutto quelli blu, macchiano un po' la palpebra, però non è una cosa irreversibile, insomma, cioè poi alla fine va via e magari mettendo sotto un primer si riesce a ridurre questo effetto indesiderato. Ma è una cosa che sento dire spesso comunque degli ombretti di Jeffree Star, forse perché sono comunque tanto tanto pigmentati, però è bellissima. E questa qui l'ho presa su Beauty Bay perché c'era uno sconto, infatti l'ho pagata 10 euro meno, mi è costata mi pare 49 euro invece che 59, quindi insomma ne ho approfittato visto che era ancora disponibile e ho voluto prenderla. E ho anche quella prima di questa che era quella a forma di valigetta rossa che aveva invece colori caldi tutti sul rosso, sull'arancione, anche quella bellissima, quindi sono proprio tre palette da collezione queste. E avevo piacere di così di farvela vedere, poi magari io la proveremo insieme, comunque insomma vi farò sapere come mi trovo. E con questo è tutto. In qualche modo insomma riuscirò a registrare qualche video, anche se poi mi esce una parola per un'altra, anche se prima ho parlato per 10 minuti e non avevo acceso la videocamera, quindi ho parlato da sola. Vabbè, ma cosa dobbiamo fare? Niente, vi do appuntamento al prossimo video, ora lo registro subito, vi mando un bacione grandissimo, ciao!